Evitiamo questa ipocrisia. Io penso che il peggiore dei servizi che si possa rendere a Berlusconi è trasformarlo nel santino che abbiamo visto per tutta la giornata a Reti Unificate. Berlusconi non ha mai fatto niente per dipingersi come un santino, anche perché se si fosse dipinto come un santino non avrebbe preso un voto. Berlusconi, come diceva Montanelli, ha incarnato al meglio tutto il peggio dell'Italia e degli italiani, e lo votavano i suoi elettori, lo votavano per questo, perché sapevano che era una simpatica, perché era simpatico, ma canaglia, e lui non ha mai fatto niente per smentirlo. Quando noi lo riempivamo di improperi sui processi, le cose eccetera, lui telefonava a Padellaro per dire: "Ma avete scritto che ho i capelli finti? Venga a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli e le faccio toccare con mano che i miei capelli sono veri". Non gliene importava niente dell'aspetto morale, e questo è il danno peggiore che ha fatto, perché non ha solo fatto un sacco di cose riprovevoli, dai finanziamenti alla mafia, alle frodi fiscali, alle corruzioni, ha pagato chiunque, infatti oggi se ne sono visti i risultati, è che ha sdoganato quei comportamenti. Quello che prima facevamo tutti di nascosto, o molti facevano di nascosto, lui ha proclamato che era giusto farlo e rivendicarlo, e porco è diventato bello, il famoso slogan "porco è bello", ma porco non nel senso sessuale, che non c'entra niente, nel senso delle cose che non si devono fare. Lui lo ha portato alla ennesima potenza, lui ha esaltato l'evasione fiscale alla festa nazionale della Guardia di Finanza. Sono questi i danni che gli sopravviveranno.